tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono impresentabile, ma perché? Oggi voglio proporvi un make up tutorial ispirato ad Ariel, la principessa Disney, quella tutta carina in fondo al mare, in fondo al mare, capelli rossi eccetera eccetera. Perché mi è venuta questa idea? Perché un'azienda mi ha fatto scegliere una delle sue parrucche e io ho scelto una parrucca ovviamente rossa fuoco, come avevo i capelli 2 anni fa, perché io 2 anni fa avevo fatto la pazzia di farmi tutti i capelli rossi e tra l'altro avevo iniziato a fare video proprio con questi capelli qua, quindi chi si ricorda, siete dei pro perché siete stati i primi a seguirmi praticamente, quindi ve ne sono molto grata. Ho scelto questa parrucca e infatti oggi andrò proprio a riprodurre il trucco che Ariel appunto aveva nel cartone animato, solo che voglio fare un Ariel un po' moderna, un Ariel del 2017, quindi un po' rivisitata, e spero che appunto vi possa piacere questa proposta. Partiamo subito nel mettere le lenti a contatto, perché ovviamente io ho gli occhi scuri, Ariel li aveva chiari, e quindi andiamo a metterle. Andiamo ad applicare le lenti a contatto. Mi trovo un sacco bene con queste lenti a contatto. Ok, sono viva, sono ancora tra voi, perché sono un sacco confortevoli durante la giornata. Tra l'altro vi lascio il link qua sotto nell'info box se piacciono anche a voi e magari volete acquistarle, perché io mi trovo un sacco bene. Hanno un sacco di colori diversi, anche violetto, insomma colori particolari, blu, grigie. Aiuto, ah, bruciano un sacco, è perché comunque prima avevo gli occhiali. Ok, gli occhi chiari ci sono, adesso abbiamo fatto un quarto del lavoro, adesso manca tutto il resto, capelli e trucco. Ma partiamo dalla vera trasformazione, dalla parrucca rossissima di Everyday Wigs. Eccola qui, molto bene. Adesso ci sarà da divertirsi. Questa è la parrucca lunghissima, 24 cm di capelli rossi. All'interno della scatola possiamo trovare ovviamente la parrucca, ma anche la retina dove inserire, dove mettere a posto i nostri veri capelli, e una spazzola appunto fatta apposta per comunque il tessuto sintetico delle parrucche. E vi lascio il link qua sotto nell'info box. Hanno veramente una qualità sorprendente, quindi se volete dare un'occhiata ve la straconsiglio, io l'ho già provata un sacco di giorni, non ci sono uscita perché è un po' estrosa come parrucca, però comunque l'amo, cioè perché mi fa ricordare di quando avevo i miei capelli rossi. Raga, sto diventando Hannah Montana. It's the best of both worlds. Poi io non ho mai capito, Hannah Montana da bionda passava a bruna e nessuno la riconosceva, aveva questa particolarità. Vabbè. Ok, retina inserita, vedete che i miei capelli veri sono racchiusi in questo bozzolo, tra poco diventerò una farfalla, mi schiuderò, diciamo così, volerò libera. Però adesso andiamo a mettere la parrucca rossa, incisiva per questo tutorial, ok. E mo che faccio? Tira su. Fantastica. Aiuto, ho bisogno di supporto, non ci vedo più niente. Ora con la spazzolina fatta apposta per queste parrucche vado a pettinare, così tolgo i nodi. Mi sta già andando negli occhi, ho le lenti che veramente stanno dicendo aiutami. Ah, mica poi sto faro poi. Prendendo spunto da una foto di Ariel e noto che lei aveva un cazzillo in testa, una sorta di fiore, una cosa marina, io mi sono ritrovata questo e quindi andiamo a mettere molto bene, ecco, da tutta proprio un'altra vita diciamo sto fiore, perché ho notato che lei indossa una coroncina oppure questo fiore, io ho optato per il fiore, meno impegnativo, più alla chanfrasò diciamo. Direi di passare subito al fondotinta, io userò questo qui di Catrice che è il 24 ore Made to Stay Makeup colorazione 015 Vanilla Beige, e lo andrò ad applicare con un pennello di Kiko, questo è il numero 05 fatto apposta per il fondotinta, vedete? Circolare, rotondo, andiamo, applichiamolo. Questo è più chiaro del mio incarnato perché Ariel aveva questo incarnato molto bambolina, molto bambolina di ceramica, quindi io sono un po' più scuretta di lei. Andiamo ad applicarlo.
in fondo al mare, in fondo al mare. Questo è un fondotinta opacizzante, quindi effetto opaco, perché giustamente se io mi immagino un Ariel col fondotinta in fondo al mare, doveva essere un gran fondotinta, cioè un fondotinta di rispetto, un fondotinta che... opaco, resistente all'acqua, perché giustamente anche questo è resistente all'acqua, ecco, vedete, immaginavo, quindi ovviamente Ariel stava nell'acqua, posso mai usare un fondotinta che poi si struccava, che figure facciamo? Un po' duretto da applicare questo fondotinta, perché essendo mattificante è un po' difficile da stendere, però tutto sommato ce la faremo, ragazzi. Sono anche in fase preciclo e la mia pelle non è proprio delle migliori, però ce la facciamo andare bene così. Purtroppo essere donne comporta questi piccoli problemucci, però vabbè, facciamocela andare bene, ragazzi. Questo è quello che offre la casa, insomma. Immagino che Ariel non avesse le occhiaie come le mie. Era fortunata la ragazza, purtroppo non tutte siamo così fortunate. Poi tra l'altro anche in fatto di capelli, lei stava nel mare, stava sugli scogli, le onde le andavano addosso e lei aveva sempre i capelli lisci, così, in piega. Invece comunque sappiamo tutte che con l'umidità i capelli vengono una merdaccia. Invece lei comunque li aveva sempre così stupendi, meravigliosi, beata lei. Come correttore invece vado ad utilizzare il mio correttore preferito in assoluto, sempre di Catrice. È il Camouflage Cream colorazione 010 Ivory, per appunto neutralizzare le mie occhiaie e andare a rendere il mio sguardo molto più luminoso. Andiamo, andiamo, carichiamo, perché io ne ho estremamente bisogno di questo passaggio. Ok, mi hanno detto puoi scegliere di diventare qualsiasi cosa nella vita, io ho scelto di diventare Ariel quest'oggi. Ok, base fatta, vado ad opacizzare e fissare il fondotinta al correttore con una cipria di Catrice che è molto di battaglia, infatti devo comprarne un'altra perché questa si è scatafasciata a terra, ha perso il coperchio, va bene comunque. Ricordiamoci che la nostra Ariel era una principessa, quasi una bambolina, quindi andiamo ad applicare il blush di Astra colorazione 02. Eccolo qua, Blush Expert Matte Effect, quindi è opaco, questa colorazione un po' rosa antico la chiamerei. Andiamo a cuocere il pennello, scrolliamo per bene e abbondiamo. Poi Ariel aveva ste cigliazze ma folte, quindi vado ad utilizzare il mio piegaciglia di fiducia, pigio, pigio, pigio per incurvare di più le ciglia. Ok, dopo aver piegato le ciglia vado ad utilizzare questa mascara dell'Astra che è il Sexy Volume, eccolo qua in questo pack dorato. Lo vado ad applicare. Il mascara non lo potevano mettere in fondo al mare. Sulla mia palpebra mobile vado ad applicare Lady Be Good, una tinta labbra di MAC, e la stendo in modo molto impreciso, così, un po' a casaccio. Eccolo qua. Su tutta la mia palpebra mobile. Perché Ariel non usava ombretti, ma l'Ariel del 2017 sicuramente l'ombretto l'avrebbe utilizzato. Quindi vado a usare un colore chiaro, perché vedete è un rosato barra pescato, in modo da poi sfumarlo. Quindi prima che la tinta labbra si asciughi, perché ricordiamo che poi si opacizza e rimane lì dov'è, col dito vado a sfumarla. Un po' anche nella piega, un po' ovunque insomma, per dare un po' di colore ma non troppo incisivo. Ecco qua, faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, un po' ovunque, vedete? Colore ma non troppo, questo è il mantra del video, colore ma non troppo sugli occhi. Comunque raga, seriamente, in fondo al mar non potevano mettere il mascara, cioè rendetevi conto, le ragazze come facevano? Eppure Ariel aveva delle cigliazze, allora magari aveva le ciglia finte,
Vabbè, mi sto facendo i miei viaggi, scusatemi, ma sono dei dubbi esistenziali che mi porto dietro dall'infanzia, quello dei capelli, quello del trucco, un sacco di cose. Sono sicura anche che Ariel nel 2017 avrebbe utilizzato l'eyeliner. Io vado ad utilizzare il liquid ink di Essence, rigorosamente nero, e lo vado ad applicare. Creo una linea sottile. Però diamo una definizione all'occhio. E anche questo passaggio è fatto. E lo stendo anche leggermente all'attaccatura proprio delle ciglia inferiori. Ok, prima col fondotinta sono andata apposta sulle mie sopracciglia naturali perché io le ho troppo scure e quindi andrò a pucciare da un altro mio stick di contouring, in questo marrone che è un po' più caldo, con questo pennellino angolato per avere delle sopracciglia un po' più marroncine, un po' più calde. Vedete, vado a pucciare. Specchio. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Io sicuramente no! Ok, non sembrano neanche le mie sopracciglia perché le ho schiarite, io le ho scurissime, va bene, il piercing mi sta abbandonando, stai dentro figlio mio. Per le labbra invece utilizzerò questa matita della Dea Beauty, si chiama Artemide, se non erro, sì. E vado a delineare il contorno delle mie labbra. Andiamo a stendere insieme la prima, quindi la tinta labbra più chiara. Ok, la prima tinta si è asciugata, adesso vado ad applicare invece quella rossa. Ed ecco qua, anche le labbra sono finite. Ok ragazzi, questo è il look completato di un'Ariel moderna, come sarebbe Ariel nel 2017. Spero che questa proposta vi sia piaciuta, se è così lasciatemi un pollice in su, commentate qua sotto se volete altri make-up tutorial, sono felicissima di farli. Grazie di essere stati in mia compagnia fino adesso e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!